Non solo scrittori, ma anche veri e propri esperti del crimine saranno i protagonisti della quarta edizione di Pescara Luci Gialle, il festival della letteratura del brivido che si prepara a partire con un nuovo programma di appuntamenti, gratuiti e a tema, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, con l'aggiunta di un'anteprima che toccherà Sulmona giovedì 12. Per Angela Capobianchi, direttrice artistica del festival, la nuova edizione di Pescara Luci Gialle si annuncia bellissima, come e anche più delle precedenti. Abbiamo lavorato tutto l'anno per dare a questo programma una grandissima dignità e un grandissimo prestigio, grazie alla presenza di tantissimi autori importanti nella scena letteraria. Sono tutti bravissimi, qualcuno più noto e qualcuno meno noto, ma il festival a quello serve, a dare notorietà e puntare le proprie luci gialle proprio su quegli scrittori che diventeranno delle star. A Pescara gli appuntamenti in programma quest'anno si terranno presso la sede della Fondazione Pescara Abruzzo in Corso Umberto. Obiettivo: continuare a crescere e superare i numeri della passata edizione, come dichiara Carmine Ciofani, presidente dell'associazione Numero Zero tra gli organizzatori dell'evento. La divertita passione con cui anche quest'anno andiamo incontro alla quarta edizione del festival, è sempre la stessa. Cambiano gli ospiti, sempre più autorevoli. Quest'anno avremo Malvaldi, Schiavone, Fois, Carlotto, si parlerà del grande Simenon. Insomma, è una bella impresa che l'associazione Numero Zero e il Rotary Pescara Nord consegnano alla città con grande soddisfazione un pezzo di cultura importante. Non c'è solo Pescara però a tingersi di giallo, perché un'anteprima del festival ci sarà anche a Sulmona. Sì, abbiamo deciso già dall'anno scorso di inaugurare il festival a Sulmona, allargando la nostra presenza e cercando di estendere il più possibile la platea attorno a questo genere di letteratura che è affascinante, intrigante e bella. 14 ospiti per 11 incontri tematici legati all'attualità, ai grandi classici e alla storia renderanno per 3 giorni Pescara la capitale del brivido. Maria Rita Carota, assessore alla cultura del Comune di Pescara. Noi siamo ben lieti di poter sostenere questa iniziativa che è giunta alla quarta edizione e soprattutto si è riattivata dopo il Covid già dall'anno scorso. Infatti dopo uno stop di qualche anno abbiamo voluto sostenere la ripresa di Pescara a Luci Gialle. So che ci sono molti amanti del genere che aspettano con ansia questo appuntamento e noi a Pescara siamo molto contenti di poterlo ospitare. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Numero Zero e dal Rotary Club Pescara Nord, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Pescara e del Comune di Sulmona, di enti e di imprese private. Rodolfo Corselli, presidente uscente del Rotary Club di Pescara Nord e componente del direttivo del festival. Come ogni anno sponsorizziamo in qualche maniera questa iniziativa che nasce all'interno del nostro club per un'idea del nostro socio e amico Carmine Ciofani. La città risponde sempre molto bene, come l'anno scorso è stato un gran successo, speriamo di replicare anche quest'anno.